Con le rappresentazioni a colpi di sfottò e provocazioni dei proclami di sfida messi in scena dai tre rioni, si è aperta ieri sera ufficialmente la terza edizione degli Angeli 800, Palio del Cupolone. 10 giorni di festa a Santa Maria degli Angeli di Assisi, che tra giochi, scene, rievocazioni storiche, serate di musica e ballo, riscopre le radici storiche del territorio e una delle pagine più importanti della storia della comunità angelana, l'Ottocento. L'apertura dell'edizione 2018 è stata affidata all'omaggio musicale in piazza Garibaldi della banda di Cannara diretta dal maestro Francesco Verzieri, che ha preceduto l'ingresso in piazza davanti al loggiato del palazzetto del Capitano del Perdono dei tre rioni rappresentati dai capitani e consiglieri con gli stendardi che con i loro colori connotano le parti, il giallo del rione Fornaci, il rosso del rione Ponte Rosso e il blu del rione del Campo. Un bellissimo colpo d'occhio che ha accolto il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che ha inaugurato con il saluto istituzionale la terza edizione di una manifestazione, seppur giovane, in forte crescita, specie a livello di qualità tecnica. Perché gli Angeli 800, Palio del Cupolone, non si esaurisce in 10 giorni di festa, ma porta avanti un lavoro nel corso dell'intero anno, finalizzato alla crescita culturale di tutta la comunità. Ne è stato un esempio il corso di sartoria storica, ideato e diretto da Tiziana Borsellini, che è andato avanti per tutto l'inverno e si è concretizzato nella realizzazione di abiti ottocenteschi realizzati con maestria dopo un'attenta ed accurata ricerca storica, e che sarà un valore aggiunto anche nell'economia del palio, che in futuro potrà contare sulle competenze interne per la realizzazione degli abiti. Altro valore aggiunto è il corso di storia, tenuto dal professor Giovanni Zavarella, profondo conoscitore della storia angelana, che per il suo impegno portato avanti nel trasmettere questi valori alle nuove generazioni ha ricevuto un riconoscimento consegnato dal presidente del comitato organizzatore Marco Dusi, e sarà anche insignito sabato prossimo 16 giugno dell'onorificenza benemerito della città di Assisi dal Consiglio Comunale della città. Dopo i proclami di sfida che hanno infiammato gli animi dei portaioli, la festa entra nel vivo. Appuntamento questa sera con il Palio dei Muglie.